Mi chiede Iciema, se io sono intrappolato nello spazio e nel tempo e posso vedere solo una pagina per volta di un disegno che il padre ha già scritto, perché mi sono stati dati dei comandamenti da seguire? Io non posso cambiare nulla, perché il libro è già stato scritto da mio padre. La risposta è abbastanza semplice, caro amico. Il testo dei 10 comandamenti è un po' sibillino, perché mentre afferma categoricamente al primo punto, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, dice che è l'unico creatore. Sembrerebbe che tutti gli altri comandamenti siano lasciati alla bontà di chi li legge. Ma se i comandamenti, invece di leggerli e tradurli così come sono stati tradotti all'indicativo presente, non fare, non fare, li traduci in non farai, tutto questo discorso cambia, perché non ruberai, certo che sembra un comando, ma è anche un'affermazione che tu non ruberai, che tu non farai questo, che tu non farai quello, che tu onorerai. Insomma, rivela che cosa farai tu perché ti è stato comandato, perché nel disegno c'è il comando in base alla quale tu li farai, ma quando dipenderà da te, perché ora non dipende da te, tutto è già scritto e di conseguenza non dipende da te fare le cose. Essendo questo il nocciolo della vicenda, quando c'è scritto tu non ruberai, per esempio, dice che tu non ruberai, il tuo personaggio sì, ma tu no, sarà una cosa che farai solo perché io padre l'ho descritta, perché tutto il libro della vita è opera mia, io ho creato tutto, io sono l'unico creatore e tu non farai mai niente di tutto questo. Quindi è un avviso equivoco, proprio per coinvolgere anche il lettore a prendere sul serio questa vita, perché c'è il pericolo, solamente formale, che se non si è sufficientemente tenaci non si raggiungono gli obiettivi. Il disegno è di cause che determinano effetti. Di conseguenza è voluto proprio in un modo tale che sembri che tutto sia causato da una volontà, da una forza, proprio perché il test attitudinale ti spinge a metterti il più possibile nei panni di chi. E questo è stato l'intervento attuato anche da Gesù. Però arriva il momento in cui, quando Gesù e la verità sua ritorna nel Padre, ed è la verità che ti dico che è in me perché è questa che senti, tutto deve finalmente essere compreso nella sua verità. Cioè questa è una bella divina commedia in cui l'autore è uno solo, ma fino a questo momento era opportuno presentare le cose in modo che sembrassero dipendere da voi. Di conseguenza anche Gesù ha espresso un punto di insistenza spingendo a fare, no? Però ha anche detto, e se uno è attento, che ogni albero dà il frutto che è l'albero. Non vi ha detto voi potete
cambiare albero. Ha detto: ognuno è quello che è, e voi distinguerete le persone buone dalle persone cattive, dai frutti che faranno. Gesù ha parlato di un sacco di cattivi. Ha detto più di una volta che alla fine c'è la Geenna, in cui ci sarà pianto e stridore di denti. Perché doveva parlare per tutte le capacità mentali. C'è chi è attratto dal bene e si muove perché il bene lo affascina, e c'è chi è spinto avanti dal male, perché la paura spesso è più potente per muovere di quanto sia l'attrazione del bene. Ecco, ma deve arrivare il momento in cui tutte queste iniziative apparentemente autonome che accadono nel disegno, e che anche quando sono dette come i comandamenti, no? Sono dette in modo equivoco, e ti ho spiegato in che senso, anche quando è così, ci deve essere una forma con la quale si possa capire una cosa e anche la cosa opposta. C'è spesso nella stessa Bibbia, no? Di fronte alle stesse cose, un atteggiamento che alcune volte è di un tipo, un'altra volta è di un altro tipo, certe volte è addirittura terribile. Se pensi a che cosa dovevano fare gli ebrei quando sono entrati in Palestina. Perché a un certo punto c'è scritto: la colpa di quello che è successo è per il castigo di Dio di non aver ucciso tutti gli abitanti e di averli lasciati vivere. Per cui, se adesso voi avete altri dei e siete costretti a questa forma di rivalità, è perché voi non avete seguito l'ordine di Dio, di uccidere tutti gli abitanti. Ora, tutti questi ordini, tutte queste cose apparentemente così cattive, terribili, eccetera, lasciano il tempo che trovano, quando chi poi fa non lo fa seguendo ordini che ha letto sulla Bibbia, lo fa semplicemente perché Dio lo disegna come uno che lo fa o non lo fa. Cioè, le cose anche consigliate nella Bibbia fanno parte di una dialettica. Il Padre Eterno, il Padre Nostro nei cieli, sa benissimo che le cose che lui stesso scrive non convincono nessuno in modo tale che poi faccia, perché sa benissimo che tutti quanti fanno solo quello che scrive lui. Quindi può metterci dentro tutti i consigli, i più dispari che siano, senza il timore di creare in chi legge quella indecisione operativa, perché l'operatività è affidata solo a Dio. E se invece crea il dubbio, la ricerca mentale per capire la verità, e allora è tutto di guadagnato, perché questo è lo scopo di Dio: creare situazioni che inducano chi le vive a una ricerca spirituale sulla verità, che sembra contraddetta, sembra favorita e va ricercata. Ecco, questo è il motivo per cui tante volte certe cose sono ordinate, spesso anche quando sono terribili, perché il Signore lo sa benissimo che anche un ordine di quel tipo dato agli ebrei, uccidete tutti quanti quelli quando arrivate in Palestina, non convince nessuno a uccidere, perché loro faranno poi solo quello che gli farà fare lui.